Mamioleggio 59, Umana San Giobbe Chiusi 74, vince a rientro la squadra di coach Giovanni Bassi. Aoleggio 23 a 13 il primo quarto, 17 a 10 il secondo quarto, 20 a 13 reazione di Aoleggio il terzo quarto, 16 a 21 chiude con la vittoria Umana San Giobbe 74 a 59. Insomma, veramente una partita che ridà morale dopo una sosta forzata per motivi sanitari della squadra di Giovanni Bassi, che da buon alchimista e da grande coach che è riesce a dosare forze, giocatori, schemi e porta a casa una vittoria significativa. Starting five per l'Aoleggio è Pilotti, De Rossi, Assui, Giacomelli e Serk. Per quanto riguarda invece la squadra di Chiusi, partono starting five Berti, May, Minoli, Neoacquisto, Bortolin e Zanini. Per quanto riguarda i dati, diciamo che in evidenza il gioiello Raffaelli, che con 21 punti e 24 di valutazione non si fa pregare per prendere in mano la squadra e portare sicuramente un apporto importante. Ma buona la partita di Bortolin, sotto le plance sempre presente, 16 punti e 17 di valutazione. L'esordio di Minoli è ottimo, 10 punti e 10 di valutazione. Berti 7 e 12 di valutazione. Sono 41 rimbalzi della squadra di Chiusi, con 13 rimbalzi di Bortolin, 7 di Berti, 6 di Minoli. Zanini 4 punti e sicuramente un rientro anche lui positivo entro una squadra che ha con tutte le forze voluto questa vittoria. Per quanto riguarda Aoleggio, 17 punti di Pilotti con 16 di valutazione e 15 di Omar Serke con 14 di valutazione. E ora la classifica provvisoria vede sempre, dopo la vittoria di Opus Libertas Livorno Alessandria 106-82, 34 punti Livorno, 28 Chiusi, 28 Etrusca, 24 Omegna, 24 Rimini, 24 Faenza, 18 Tiger Cesena. Ma domani avremo le partite a Alba, andrà di scena Alba Sintecna Basket Cecina, a Omegna arriverà l'Enic Pino Dragons di Firenze, Andrea Costa Imola ospiterà la USE e Computer Gross Empoli, Riva Banca Basket Rimini contro Blu Carsa Miniato, Rieco Farenza contro Sider Matico Zano, Tiger Cesena, Solbat Piombino. Insomma, ottimo rientro della squadra del presidente Trettel. E allora, in attesa del turno infrasettimanale di mercoledì, auguriamo buon basket a tutti.